Incontriamo anche Mario Saterini con una gamba sola o quasi, incidentato, e anche a lui chiediamo, come agli altri, un ricordo, il primo ricordo di Marco, il primo contatto con Marco Pannella. L'ho raccontato prima, è il contatto vero, anzi il contatto politico è stato, ma già presto, a 7 anni, non direttamente con Marco, non direttamente con i radicali, ma indirettamente, perché a casa mia arrivò la scheda referendaria sull'aborto, mia madre cominciò a dire: ma che facciamo, si vota sì, si vota no, si decide o no, decide la donna, e là ho capito che semplicemente poi dopo, quando poi sono iniziato a frequentare la radicali, ho capito cosa significava scegliere un tema, introdurlo e conquistarlo e imporlo attraverso il referendum e poi altro. E poi invece la prima volta, dopo tanti anni, dopo 7-8 anni di raccolte firme, nel 97 incontrai Marco direttamente, nel senso presentandomi, o meglio Rita mi presentò, e quella sera stessa lo accompagnai a casa, c'era un Apollo, lui era bello grosso, c'entrava sì e no, andammo alla pendenetteria, mi fece mangiamo lì, cominciamo a parlare, di raccontarci le vite, lui più che altro era più sul francese, mi faceva una testa così col francese, le poesie in francese, io ero invece più un anglofono, quindi abbiamo avuto un po' un confronto, però era divertente. E poi alla fine, appunto, ci salutammo con un abbraccio, che fu l'abbraccio poi di tutti questi 20 anni. E questo è il ricordo, sono i ricordi. I ricordi, quelli veri, però, sono quelli che mi lascia. A me mi lascia aver imparato che la politica vale la pena, ha senso farla se è la politica con la P maiuscola. Mi ha lasciato che bisogna avere, mi ha lasciato il rigore morale dei radicali anche in qualsiasi elemento della vita, mi ha fatto capire che al centro della politica ci sono le persone con i loro diritti e le loro libertà, non i partiti, e mi ha fatto capire anche che c'è un modo per farsi forza quando non hai il potere. Addirittura ti ha insegnato che si può cambiare senza potere, ma si può restituire il potere verso il basso solo però se fai in maniera istituzionale qualche procedura reale. Per questo i referendum hanno sempre avuto un senso, e per questo oggi ha ancora senso riconquistare uno spazio di libertà sui referendum. Mario, è un ricordo legato a questa piazza? Ma posso dirti? Sì, senza dubbio, io mi ricordo, sono di età più giovani, quindi non le piazze quelle che oggi passavano nelle televisioni, che nelle televisioni è passata tutta roba prima del 1990, gli ultimi 20 anni poca roba è passato, mentre invece ce n'è stata tanta. Io mi ricordo quindi la piazza, non solo quella della Tempo della Rosa del Pugno, ma mi ricordo soprattutto la piazza di quando io facevo il consigliere municipale e raccoglievo qui, autenticavo le firme per Marco Pannella, candidato segretario al Partito Democratico. Andammo poi a depositare le firme lì al Partito Democratico di Veltroni, e poi ci fu tutta la storia, che ecco, credo che sarebbe stato diverso il futuro dei radicali, dell'Italia e del Partito Democratico se in quell'occasione ci avessero dato la possibilità di far candidare Pannella. Sarebbe stata una cosa all'americana, sarebbe stato un Partito Democratico aperto, adesso invece è qualcosa destinato a finire. Sì, sicuramente sarebbe stato diverso, forse anche l'Italia. Destinato a finire il Partito Democratico. No, infatti no, ma arrivavo anche a questa domanda. E quindi adesso il futuro, un cenno sul futuro, una tua previsione di questo movimento e di tutte le battaglie che parallelamente sono state incardinate, impostate da Marco. Ecco, tu pensi che riusciranno in qualche modo a imporsi all'opinione pubblica, ma non soltanto italiana, perché sono anche transnazionali, poi nel frattempo c'è stata un'evoluzione transnazionale, ecco, oppure ci dovrà essere un momento di riflessione dei radicali nei confronti di loro stessi? Ma io credo che, appunto, Pannella ha sempre detto che Pannella era il nome della ditta, addirittura ci abbiamo aggiunto il nome Bonino perché la ditta è diventata poi duplice, ma dietro c'è una comunità di radicali, la comunità di radicali c'era prima, c'è ancora adesso, non c'è più Marco, è evidente, non c'è la guida, per cui ma Marco è presente in tutti gli italiani, e tutti gli italiani che si sono commossi, hanno partecipato in questi giorni al nostro, ma neanche dolore, a un nostro, tra virgolette, dal mio punto di vista, anzi di rilancio, cioè si è restituito in 2 giorni un po' di conoscenza, pillole, malcapita, di qualcosa di quello che sono stati Radicali e Pannella, quindi la comunità c'è la possibilità, anzi c'è il desiderio da parte mia. Io adesso ho il mio lavoro, faccio altro, ma il mio tempo libero, la mia passione è per continuare queste battaglie, quindi se i radicali, se i cittadini che hanno sempre riconosciuto a Pannella le cose,
mentre non gliele riconosceva la Repubblica, le istituzioni, non ci lasceranno soli, ma io credo arriveranno le nuove vittorie, quelle di cui hanno paura, quelle per cui in televisione non parlano delle liste dei radicali a Roma e Milano, non parlano delle altre battaglie che sono in corso, dell'eutanasia, della legalizzazione delle droghe. Ecco, queste credo che sono battaglie da portare a casa, subito e insieme. Ce la faremo? Ci proviamo. Io non ho questa grande necessità che debba rimanere per sempre tutto uguale. Le cose possono anche finire, siamo biodegradabili come politica, ma non gli obiettivi e le lotte. Io sugli obiettivi e le lotte ci sto, il resto devo dire non credo sia una grossa preoccupazione. Grazie Mario Staderini. Grazie a te.